relazione sessuale all'interno della coppia in questo periodo di coronavirus sembrano che siano abbastanza cambiate. Sì, sì, si medita, si cucina, si guarda la TV, ma non si... Io, con queste mascherine, il mio compagno non riesco proprio a capirlo. Per me è cambiato poco, non lo capivo neanche prima. Si dice che il sesso allunga la vita. Mi sa che abbiamo le ore contate. Mettila in positivo. L'astinenza sembra che sia una delle forme più raffinate di piacere sessuale. Facessi la stessa astinenza a tavola. No, a tavola no. Si rischia di rompere i piatti. A tavola no, in camera da letto no. Meno male che abbiamo sempre il sesso virtuale. Sì, il sesso virtuale. Pericoloso però. Dopo averlo provato, rischi di rimanere delusa da quello reale. L'intimità con internet è sì una favola, nel senso di c'era una volta, bye bye. Internet ci farà impazzire. Stamattina ho incontrato un amico che mi ha detto: ma che fine hai fatto? Non sei su Facebook, non sei su Instagram, non sei su YouTube. E ho risposto: sto qui, davanti a te. Abbiamo scherzato con voi per trattare con leggerezza un argomento serio, intimità e coronavirus. L'intimità all'interno della coppia è una cosa importante. Il coronavirus ha cambiato molte abitudini e questo non sempre è qualcosa di positivo per l'intimità della coppia. Gli specialisti dell'Associazione Alchimie sono a disposizione. Se in questo periodo di pandemia vivi delle problematiche inerenti alla sfera sessuale di coppia, non esitare a contattarci. Ok, Chuck. Chuck, gira. Le relazioni sessuali al tempo del coronavirus Mettila in positivo. Sembra che... Mannaggia! Non mi piace questa cosa. L'astinenza non mi piace. L'astinenza non...